L'ultima volta ho aperto un pacco misterioso trovando all'interno un USB killer. Dopo quel video in tanti mi avete scritto: Crazy, provala sul tuo computer, voglio vedere che succede. Ok, ma avete idea di cosa sia un USB killer? Un USB killer è una chiavetta che una volta messa nel computer ti esplode. Signori, tenetevi pronti perché oggi su questo computer qua del valore di 1500 euro proveremo una vera e propria USB killer. Vi annuncio già che l'ultima volta ho provato a mettere quella chiavetta, ma in realtà era un fake, era una chiavetta normalissima e non mi ha fatto esplodere un computer, quindi niente. Andiamo su internet e cerchiamo ovviamente USB killer. Vediamo che succede. Oh mio Dio, 100 euro e 62 centesimi. Disco miniatura modulo alimentazione alto voltaggio, raga. Cazzo, cioè sapete cosa significa? Che se metto sta roba nel mio computer, cioè probabilmente esce il fumo, raga. Aggiungi al carrello e vai al modulo di pagamento. Let's go. Ordiniamo questa chiavetta che mi farà esplodere il computer. Signori, è passata una settimana, ma eccola qui. Questo è il pacchettino della USB killer. Io non ho idea di cosa ci sia qua dentro, ma una cosa è sicura: c'è ancora la striscia segnaletica come il pacco del dark web. Tu hai idea di quello che ci sia qua dentro? No. Qui dentro c'è una chiavetta che fa esplodere il tuo computer. Cosa? Perché il mio? No, tieni. Io non tengo niente, non mi fa esplodere il computer. Tranquillo, in questo caso il computer lo metto io, perché so che se non mi uccidi. Signori, è arrivato il momento. Qui davanti a noi c'è il pacco, vai Gio, a te l'onore. Ok. Attenzione. Signori, stiamo per aprire un pacco che è costato oltre 110 euro. Lo voglio ricordare. 110 euro. No, ma come fai a comprare delle cose del genere, mamma? E non solo. Dopo questo video probabilmente butterò un computer da 1500 euro, quindi non è proprio buona. Che solo tu le puoi fare ste cose. Vai, scarta e vediamo cosa si trova. Oh, vai piano, perché un'altra chiavetta non la compro, eh. Che cazzo? Raga, ma che cazzo? Mettono come scotch, scusate. Mamma mia, ma che è scotch nucleare? Oh, non si... Mamma mia! Dai! 2000 years later. È incartato benissimo. Dai, forza. Oh, ma che cazzo? Fra, non si ha... Io non ho... No, raga, questo è uno scotch. Finalmente, oh! Mamma mia, un parto! A te l'onore, vai, Gio! Dai, 3, 2, 1... Attenzione, ma che cazzo è sta roba? Ma che cos'è sta roba, raga? Raga, ma c'è carta stagnola, ma che cazzo? Beh, scusa, falla vedere. Ma raga, io vi vorrei far notare la forma, che sembra un tiratappi, no? Ma è inquietantissimo. Cioè, è assurdo. Ma io mi aspettavo di ricevere questa pendrive qua che c'era all'inizio. Dall'altro c'è la K di killer, credo. Ah, sì, di è killer. La K di killer. Ma così si apre? E che cazzo? No, raga, cioè è un tirata. Guarda la forma tirannale che ha. Cioè, forma tirannale. Cioè, sta roba, non so se hai capito, ci farà esplodere il computer. Cioè, appena tu metti sta cosa, il computer impazzisce. Quindi, mi raccomando, non fatelo a casa. No, se non volete sprecare 1000 euro di computer. Raga, a questo punto c'è solo una cosa da fare e noi la faremo. È arrivato il momento, andiamo ad aprire la nostra chiavetta e andiamola ad inserire. Signori e signori, da questo momento auguratemi buona fortuna, perché da ora non si scherza più. Oddio, Crazy! Si chiama killer, raga! Che cazzo? Beh, la chiavetta si chiama assassino. Ma no, è incredibile sta cosa. Raga, io ho paura di cliccarci. Apriamola in 3, 2, 1. Raga. Dark? C'è un coso chiamato Dark. No. Cioè, guardate qua, chiama Dark. No, ma dai, Crazy, ma oscurità, raga. Stiamo per buttare 1500 euro di computer. Apriamo il file e diciamo addio al nostro computer. È arrivato il momento, signori e signori. Non rifate a casa tutto questo. No, 3, 2, 1. Addio, computer. Ciao. L'abbiamo aperto, signori. Oddio. Raga. No. Si stanno aprendo 100.000 pagine. No, ma che cazzo? Raga, si stanno aprendo. Prova a chiuderle, raga. No, ma sembra che c'è un'altra persona che te le apre. Raga, non sto toccando, ve lo giuro. No, chiudi ste pa... Ora esplode il computer. No, raga, continua. No, ma è incredibile sta cosa. Continuano ad aprirsi pagine, sto provando a chiuderle. Dai. No, raga. Così esce fumo dal computer, cioè, raga, esplode veramente. Raga, Fra, non posso far più niente. Aspetta, apro Google, raga. Sono sopra le immagini. Raga, si sono aperte 100.000 pagine. Chiudile tutte. Ma che cazzo? Provaci. Fra, si aprono in continuazione. Aspetta, spengo il computer. Riavvio il computer.
Forse ce l'abbiamo fatta. Raga, non fate sta pazzia a casa, perché cazzo sto consumando un computer. C'era stra inquietante, ci apriva le cose subito. Sì, guarda, guarda quante pagine, no. Riavvia. Dai, ok, me la sto facendo riavviare. Tra l'altro vorrei farvi notare, raga, quanto è inquietante. Cioè, con un pennarello qua c'è un segno e poi c'è sta cappa, cioè. Cioè, a me ogni volta che mio padre aveva una cosa mi faceva una strana impressione, perché sembra tipo un bambino, no? Ma che cazzo c'è? Ma che significa un bambino, scusa? Cioè, è un bambino così. Il computer, raga, non si è mai riavviato in tutti sti secondi, io vorrei dire. Cioè, non si sta riavviando. Di solito, raga, è un computer che deve chiudere tutte le pagine, non lo so. Fra, è un computer super potente, cioè ha una scheda video assurda, è costato 1.500 euro, quindi non so se si riavvierà mai a questo punto. Oh, ok, a me non mi piaceva l'impressione da piccolo. Cosa? No, ci giocavo, non mi piaceva l'impressione. Sta cosa? Sembra un bambino così, no? Questa è la faccia e le mani. Ma sei serio? Ma stai male? Porca puttana! Oh! Che cazzo sta succedendo? No, guarda quanto va veloce, che cosa? Raga, porca vacca, oh, che cazzo sta succedendo, no, raga? Guarda, sono tutti in numeri, sembra tipo un hacker. Raga, non si muove niente, ma che cazzo è sta roba, raga? Ma Local host, ma che cazzo? No, raga, sto facendo. Ma non è che ce li intracciano qua e ci vengono a rubare i cazzo. Non lo so, fra, non lo so. Ma no, che cazzo? No, oh, no, si è no, fermato, no. Raga, ma che cazzo è? Oh, dai, oh, aspetta, faccio contro. No, ma che raga, si è spento il computer. Ma veramente questa cosa ti fa esplodere il computer? Fra, aspetta. Cioè, non ci credevo. Raga, si è spento il computer, sto provando ad accenderlo. Ci sono spente tutte le luci. Io non ci credo, Fra. No. Fra, se abbiamo consumato 1.500 ore di computer mi metto a piangere. Ma se tu l'hai voluto mettere sta cosa di merda. Oh, aspetta, si è riacceso. Oh mio Dio. No, raga, Sta impazzendo. Questa che... sta accendendo? Ma che cazzo? No! Ma raga! Sembra tipo un coso dei computer vecchi, no? No, raga! Ma non è neanche sta marca il computer! Che cazzo sta succedendo al mio computer? No! Fra, porca pa... No, raga! Raga, non avete idea, raga! Cazzo. Non avete idea, raga! Fra, abbiamo buttato 1.500 euro di computer e mi incazzo! No. Hai buttato 1.500 euro! Raga! Mamma mia, che deficiente! Mi sto sentendo male, raga! È esploso il computer! Mamma mia! È esploso il computer! Oh. No, che cazzo è? What? Formatting! No, raga! Ma no, Crazy, ma sei un coglione, Crazy! Fra, te lo giuro, Fra, non è uno scherzo, sta roba fa esplodere il computer! No, ma che... si è spento di nuovo! Fra, non si accende più! E l'ho pure tolta! Fra, non si accende più! Ma che cazzo è tolto, Fra! Ma sei un coglione! Devo portarla da un tecnico, Fra. E portala veloce! Portala, andiamo! Fra, ho buttato 1.500 euro. Sei un coglione! Fra, ma volevo provare, non pensavo funzionasse veramente. Si chiama USB killer. Che cazzo? No, aspetta, Fra, aspetta, ci sarà qualche comando per... ci sarà sicuro, aspetta un attimo. Sei un coglione, vabbè, ne ricompri altri. Un altro ne ricompri. Ricompro un altro. Ah, vuoi. Aspettate, pensate che tutto quello che stava succedendo fosse uno scherzo? Beh, allora non avete capito niente. Incluso il tuo sistema operativo sono stati criptografati. E sono nuovamente accessibili se paghi un riscatto. Fra, $399. Fra, vogliono 400 euro per ridarci tutte cose. Secondo te tu non li dovresti pagare? Fra, mi hanno creato il computer, non so se l'hai capito. Guarda, paga con PayPal, prendi una chiave e cosa sai fare? Potresti cercare un modo per recuperare i tuoi file ma non perdere tempo. È legale. No, raga, io cioè, non so. Tu lì hai la carta di credito, Crazy. Fra, mi hanno creato il computer. Pagasi, sti soldi, veloce. No, raga, io mi sto sentendo male, raga. Niente. Tutto questo è incredibile, Fra, tutto questo è incredibile. Mamma mia, che scemo, che sai, che scemo. No, io sono scioccato, Fra. Mamma, ma voi che cosa provi ste cose? Ma sei un coglione. Il mio computer era letteralmente andato a puttana. Avevo due opzioni: la A, formattare il computer; la B, andare dalla polizia e denunciare tutto questo. Se volete sapere com'è andata a finire, beh, lasciate 10.000 like per la parte 2. Porca puttana.